Questo è il giorno fatto dal Signore, rallegriamoci ed esultiamo. Sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade e si manifestò così. Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro, «Io vado a pescare». Gli dissero, «Veniamo anche noi con te». Allora uscirono e salirono sulla barca, ma quella notte non presero nulla. Quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro, «Figliuoli, non avete nulla da mangiare?» Gli risposero no. Allora egli disse loro, gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete. La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro, è il Signore. Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi, perché era svestito e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci. Non erano infatti lontani da terra se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra e del pane. Disse loro Gesù, «Portate un po' del pesce che avete appena preso». Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di 153 grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si spezzò. Gesù disse loro, «Venite a mangiare». E nessuno dei discepoli osava domandargli, «Chi sei?» Perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli dopo essere risorto dai morti. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Alle parole dobbiamo incominciare ad unire i fatti. Gesù incomincia ad operare miracoli subito dopo la risurrezione e questa volta erano in sette discepoli, erano andati a pescare e Pietro dirigeva la squadra. A un certo punto però, tempo passa, non riesco a prendere niente, Gesù appare sulla riva. La barca era a circa 100 metri dalla riva, quindi potevano vedere Gesù e potevano sentire la sua voce. Lo videro, ma non lo riconobbero. E Gesù disse, «Avete qualcosa da mangiare?» La Chiesa di Cristo deve dare da mangiare a tutto il popolo di Dio, deve dare da mangiare la parola del Signore che nutre la mente e lo spirito, dà la sapienza del Regno dei Cieli. Ce l'avete da mangiare? Papa Francesco, prima gli altri santi pontefici che noi abbiamo conosciuto e quelli che verranno dopo dovranno dare da mangiare
a questo popolo di Dio, perché non sia digiuno, che non muoia di fame, come succede al resto della società, perché la società non va in cerca di questo pane, non cerca Gesù Cristo, nemmeno va in cerca del Vangelo, che è la parola del Regno. Allora la Chiesa deve continuare questa missione e aggiungerà, tra l'altro, i miracoli. L'abbiamo sentito raccontare adesso, il miracolo che fa Pietro e Giovanni, sono entrati nel Tempio, guariscono quel paralitico e subito c'è una reazione da parte dei capi, degli scribi, dei farisei, il popolo che è contro Gesù. In nome di chi? Come avete potuto fare? Con quale potere voi avete guarito l'ammalato? Allora Pietro risponde: beh, visto che siamo imputati perché abbiamo fatto del bene, abbiamo guarito un malato, adesso ve lo dico in nome di chi? In nome di quel Gesù che voi avete rigettato, accusato, processato e condannato a morte. Nel suo nome noi operiamo, e quindi questo miracolo è il segno della sua potenza e nessuno lo può negare. E allora li imprigionano, poi il giorno dopo li liberano. Insomma, stanno facendo ogni tentativo per spegnere quel fuoco che Gesù ha acceso. Prima hanno spento la vita di Gesù, era uno. Ora devono spegnere la vita di 12 e più gli altri, perché anche i diaconi e gli altri facevano miracoli per opera di Gesù. Ora è una valanga che devono fermare. E siamo arrivati oggi che di fronte alla umanità, il popolo di Cristo raggiunge miliardi, e i miracoli continuano, e la preghiera continua, la testimonianza di vita obbediente alla legge di Dio continua, per cui non la fermerà più nessuno. Quante persecuzioni, ma voi vi ricordate, a cominciare da quelle della Palestina, e poi l'impero, un impero, Roma, si accanisce, fa milioni di martiri. Dietro quei martiri ci sono i confessori, i dottori della Chiesa, ci sono le vergini, c'è una fioritura di vocazioni consacrate a Dio, da re, regine, principi, dotti, filosofi, che entrano nella Chiesa di Dio per nutrirsi di questo pane che è la parola e la grazia e poi i miracoli. Non ce la faranno più. Aveva detto bene Gesù: piccolo gregge, non temere. E ora non è più un piccolo gregge. Comunque gli apostoli e i discepoli che erano nella barca, a un certo punto capiscono, Giovanni dice a Pietro: è il Signore, guarda, è il Signore lui. E allora Pietro si butta in mare, raggiunge Gesù, vanno sullo scoglio, accendono il fuoco, cominciano a preparare qualcosa da mangiare. Quando gli altri verranno, dopo aver scaricato 153 grandi pesci, e lì insieme di nuovo Gesù mangia con loro, spezza il pane, spezza il pesce, ed è di nuovo come prima, il maestro che insegna, ma è il glorioso adesso, è Gesù risorto, che si nutre
insieme agli apostoli di un cibo materiale, ma in realtà lui corpo glorioso non avrebbe bisogno, lo fa per dimostrare che è veramente Gesù risorto, non un fantasma. La Chiesa infatti non guarda i fantasmi, non parla di fantasmi, opera le conversioni. Che bello sentirsi perdonati da Dio dopo che abbiamo riconosciuto, capito e sofferto per la colpa che commettiamo di qualsiasi tipo, e non parliamo di leggero o pesante. Diceva Padre Pio che l'amore misura anche il peccato, e allora non esiste un peccato piccolo, perché Gesù ci ha dato tutto l'amore e chiede tutto l'amore. Questa è la grazia di Dio, questa è la gioia che noi dobbiamo provare, ma la proviamo quando ci mettiamo umilmente in ginocchio davanti a Dio, ci riuniamo e celebriamo i santi misteri. Eleviamo al Signore la nostra preghiera. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Tutto in tutti. Gerusalemme esulta, Sion urla di gioia, Israele ha vinto. Le porte sono aperte agli uomini fedeli, in pace ed in battaglia. L'esercito appare un fiume che scorre tranquillo verso il mare. Ogni soldato sembra un'aquila che spiega le ali verso il cielo. Si celebra la forza, si celebra il coraggio, si canta la vittoria. Il popolo di Dio per sempre è riunito intorno al suo trono. Lo sguardo del Signore è un raggio del suo amore che avvolge uno ad uno. Nessuno è contristato dal tempo che è finito, dal debito saldato. Immerso nel Signore, ognuno gode e vive di carità perfetta. E, come un fiore, l'anima aperta al sol di Dio profuma di Dio stesso. È Lui che tutto illumina di meridiana face, quel regno della pace. Lì, anima e pensiero, è un braciere ardente che rende gloria a Dio. Canto numero 4.